sindaco, la situazione della, per quanto riguarda i posti letto relativi al Covid a Catanzaro, qual è? Oggi la notizia di 100 nuovi posti letto, diamo un attimino, facciamo chiarezza su questa questione. Ma abbiamo fatto chiarezza già qualche giorno fa insieme al Tonino Belcastro, che è il dirigente che in questo momento ha la responsabilità del Covid, anche con il vicepresidente Spedlì, e quindi abbiamo proposto insieme a Belcastro una serie di posti letto che si possono aprire nell'area centrale della Calabria. Io mi sono occupato solo di quest'area centrale. Siamo ritornati su Villa Bianca perché sono dei posti letto che sono già ristrutturati, bisogna solamente attrezzare un mini pronto soccorso con una TAC, con una macchina per le radiografie, e poi si può partire anche su Villa Bianca. Sindaco di Lamezia, la situazione in particolare nella città di Lamezia qual è? Ma a Lamezia abbiamo in questo momento 177 casi, di cui 2 ricoveri e 175 isolamenti domiciliari. Il numero è abbastanza elevato, però si tiene sotto controllo, si sta cercando al massimo di evitare la diffusione. In particolare abbiamo avuto nei giorni scorsi il grande timore che riguardava il campo rom di Scordovillo. Vi è stato immediato intervento anche del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, ci siamo convocati, sono state adottate delle misure e diciamo che da quel momento abbiamo limitato la possibile diffusione del contagio, e sotto controllo, sono pochi casi monitorati, assistiti. Ma ci sono diverse persone che sono in quarantena, però complessivamente la situazione è sotto controllo. Stiamo però allestendo una struttura insieme con l'ASP per gli accertamenti sul Covid nell'area mercatale, con una tendostruttura della Croce Rossa, in modo tale che faremo controlli a tappeto su tutta la città. Primo cittadino di Vibo Valentia, le chiedo di farmi cortesemente un resoconto su quella che è la situazione dei contagi a Vibo. Noi ad oggi abbiamo circa 80 di casi segnalati dall'ASP, quindi sono soggetti positivi 80 circa. Però purtroppo ci attendiamo, poiché abbiamo moltissimi tamponi che sono ancora da scrinare, ci attendiamo un aumento di questo numero. Devo dire però che i dati clinici allo stato attuale sembrano essere confortanti, perché per lo più si tratta di soggetti pauci sintomatici, se non del tutto asintomatici, e quindi questo per questo aspetto ci tranquillizza. La pandemia, questo virus, anche sul territorio, sui nostri territori. Ieri nel territorio della Loghi, del conta 42 comuni, avevamo quasi 250 soggetti positivi, di cui 6 ricoverati a Reggio Calabria. I numeri preoccupanti rispetto alla prima fase, soprattutto in un territorio dove c'è una sanità completamente assente, tra l'altro una cosa che denunciamo da tantissimi anni. Oggi registriamo anche il caso di un assessore morto del comune di Rosarno, un fatto molto doloroso, sicuramente una situazione è preoccupante. Sindaco di Cosenza, facciamo un attimino un resoconto qual è la situazione dei contagi nel capoluogo Bruzio. Ma i contagi stanno aumentando in modo consistente questi ultimi giorni, quindi purtroppo oggi, dopo una visita in ospedale, ho dovuto emanare un'ordinanza per ordinare appunto all'azienda ospedaliera l'assunzione di personale sanitario, perché c'è la possibilità che l'ospedale non riesca a sopportare questa nuova ondata. Sindaco di Reggio, qual è la situazione dei contagi al momento nella città di Reggio Calabria? Una situazione che cresce di ora in ora. Solo nella città di Reggio Calabria siamo a oltre 1000 contagi, le nostre strutture sono al limite e proprio per questo non possiamo subire quelle che sono, ancora un minuto di più, le inadempienze di chi avrebbe dovuto operare in questi mesi, avrebbe dovuto ampliare i posti di terapia intensiva, avrebbe dovuto aprire gli ospedali Covid, avrebbe dovuto assumere il personale e non l'ha fatto. Proprio per questo, come sindaci della Calabria, abbiamo deciso di tenere un fronte unico, perché queste problematiche riguardano tutti e 400 i comuni calabresi, e stiamo organizzando un'iniziativa di protesta a Roma perché i calabresi non possono pagare le inefficienze di un commissariamento che in 10 anni non ha risolto i problemi della sanità calabrese.